Al Bentegodi si sfidano Verona e Cagliari. Terracciano raddoppiato, arriva anche Viola che gli toglie il pallone in modo giudicato regolare. Nantes per Oristanio, Pavoletti si fa vedere, bella la palla dentro di Pavoletti per Nantes che incrocia ma la mette a lato. Contatto fra Pavoletti e Terracciano, poi ancora l'inserimento di Pavoletti, poi arriva a calciare dalla distanza, c'è il palo, attenzione! Palla messa in calcio d'angolo alla fine dal Verona, grande occasione per Matteo Prati. Augello che può far partire questo break offensivo a favore dei sardi. Viola lancia in verticale per Nandes, pallonetto a lato di un soffio, ancora Nandes sfiora il gol dell'1-0. Saponara lascia lì il pallone per Ungla, da Ungla per Suslov, la percussione di Suslov, il suo sinistro e la grande risposta di Scuffet. Parte Viola, pallone teso, colpo di testa, gol da Liga, ma attenzione c'è fuori gioco, confermato l'annullamento del gol di Goldaniga, questione di millimetri. Makumbu cerca Pavoletti, scontro fra Makumbu e Duda, fallo del 29 del Cagliari. Makumbu era già ammonito, secondo cartellino giallo, il Cagliari rimane in 10 uomini. Ciacciua lascia il pallone a Ngonghe, Ngonghe cerca di attaccare l'area di rigore, poi caccia con il mancino, Ngonghe! Verona 1 Cagliari 0, minuto 53, il vantaggio del Verona con il gol di Ngonghe. La battuta a lato, Duda ha calciato lui e l'ha messa non lontana rispetto alla porta difesa da Scuffet. Suslov, Lazovic si inserisce, Suslov torna da Doig che prova il cross, Juric e l'intervento di Scuffet. Buona la giocata ancora per Mbula, però lo scatto di Mbula che supera Dossena, poi sterza, la mette in mezzo per la corrente, Juric la chiude così, 2-0 Verona, il gol firmato da Milan Juric. Dopo 119 giorni e 14 partite, il Verona torna alla vittoria, batte il Cagliari per 2-0.